Allora. Sottotitoli. È un po' così. Va bene, va. Facciamo così. Siamo di no, non mi sa, lascio così. Poi metto così. Qualità, prestazione. Qualità va, che è meglio. Riprendiamo. E gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Alan Wake. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era terribile, oscuro e fin troppo strano anche per me. Ciao Vani. Sì, iniziò con un sogno. Come va? Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo correndo un po' troppo lungo la strada costiera. E cala, in pieno. Vidi troppo tardi quell'autostoppista. Ero È morto? Morto. morto. Un po' meglio, poi vediamo domani. Come Ero sicuro che mi avrebbero arrestato e non mai? avrei mai più rivisto Alice. Non se n'è sparito. All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Episodio 1, Ero l'incubo. sotto shock per lo Ma schiaffo. sì, vai così. C'è Faticavo a reggermi in piedi. nata horror? Ma sì. No, non è proprio un horror, è un thriller. Guarda in alto verso la luce. Ok. Là. Invertire. No. Sono stata stamattina. Ah, mi dispiace. No, Vale, non si può. non è. Forza dell'abitudine. Lo so. Purtroppo non ho nemmeno moderatori, cioè non è. Quindi. A me fa tutto paura. Ma non è vero! Ma non fa paura. Pochino. Tieni premuto L1. Mamma mia. Rain cover cove point. Ok. La luce. Stanotte Dovevo non recarmi dormo. al faro. Sapevo che qualcosa di importante mi stava aspettando. Stanotte non dormo. Vabbè. Aspetta, ho visto una cosa luccicare. Si posso andare di qua? Il ponte Cos'è? era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Ah, è un collezionabile. Oh, ok. Mamma mia, con quanta lentezza corre sto uomo. Posso controllare qui? No, eh. Ma what? Porca Mi zarola! riconosci nemmeno, vero scrittore? Pensi di essere
essere Dio. Oh, oh, oh. Di poter inventare tutto ciò che vuoi? Di poter e ucciderle per rendere tutto più eccitante? Scusi. Di questa storia, ma... Sei un pagliaccio. Senza il tuo revisore non ci sarebbe una sola frase decente di quei libri. Ma dovete... Ma così, cioè... Non hai rispettato la scadenza. Diavolo. Ma... L1I... sì. Vabbè. Sì. Come cazzo si... Madonna. Oppela. Non puoi fermarmi. Ancora? La... Ma... Ui. No. Realizzai che l'autostopista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Comunque noi siamo uno scrittore, eh. La corsa in... infatti, cioè, ha una corsa un po' strana. Dove ci si sente a morire per mano della propria creazione? Oh, Madonna santa! Oh, ma... Cioè, altro che Life is Strange e il tornado. Cioè, qua... vado di qua. Mamma mia, quanta le... Cioè, si stanca subito sto uomo, però. Corri! E niente. Di qua. Un attimo! Arrivo! Corri! Corri, Alan! Niente. Signor Wake, sono io, Clay Stewart, ricorda. Presto entri, non c'è tempo da perdere. Io entro. Là. Se la prende con tutta calma, è rimasto fuori. Fermati. No, datemi fuori. No, no. Aia. Oh cazzo! È la miseria! Con quanta cattiveria! Ero in trappola, non c'era via di scampo. Porca miseria! Ma vaffanculo! Televisione di merda! Muori! Come muori? Muori! Scusa! Da dove esco? Scusi? Caprota. Devo uscire. Camiseria. Aspettate un attimo, l'audio è troppo forte però nelle mie orecchie. Passiamo un pochettino perché c'è... No, i dialoghi no, ma gli effetti sì. Madonna santa. Ok. Ma che cazzo? La luce! Chi è che parla? Scusa? Sto messo malissimo. Dovresti stare nella luce. Solo lì. Attenzione, è arrivato Gesù Cristo. Il sommo. Ah, la luce ci cura. Ok, ok. Ben fatto. Ho qualcosa da dirti. Fa più o meno così. Poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive. E infatti la potenza divina. Sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Capisci? No. No. Ecco. Segui la luce. Seguiamo la luce. Dove ci porta? Però. Sono
potente. L'oscurità è pericolosa, ora sta tornando, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. L'autostoppista è posseduto dalla presenza oscura. Non puoi ferire. Prendi. L'oscurità lo protegge da ogni. No, scusi. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo buono. Solo la luce. Prendi la luce. È una torcia! Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Minchia! Ce l'hai fatta? Abbiamo le pile! Outlast! L'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato. È ancora pericoloso, è ancora un nemico. Ecco, là, già quanti colpi però. Bene, sei andato bene. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto. Ora ti restituirò il tuo sogno. Per forza. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo sicuro sulla terra. Però mi sembra di c'è un Outlast, ci sono le pile. Ok, cominciamo a prendere i trofei. Aspetta, no. Come faccio così? Ok. Niente, volevo provare. Un misto tra Outlast. No, vabbè, questo. Porca trota. Ma così è troppo bello. No, t'ho visto, sei qui. Bellissimo così. Sono armato e pericoloso. Forse. Porca puttana. È bellissimo. Mi servono le pile. No, vabbè, c'è pure il lanciarazzi. Ciao, Gigi! Aspetta, qui... no. Questo è del lanciarazzi, questo. Mamma mia. Tutto sto coso per arrivare al faro, eh? Sei proprio con me. No. Bellissimo sto lanciarazzi. Come si mette la pistola? Ho paura. È caduto giù. Fottiti. Sei morto, glielo dici a tua sorella. Là. Posso continuare così per sempre? Arrivederci. Corri uomo. Porca puttana. E che cacchio. No, madonna. Sei stancato. Corri. E niente. Che il mio gatto corre più veloce. C'è un collezionabile. Me lo piglio. Là. Muoviti. Là. Pensavo che li avessi fatti fuori con la torcia. No. Sì, comunque sto gioco è un po' ansioso, però è bello. È un thriller di uno scrittore che, diciamo, che dovrebbe scrivere un libro
Eccola. Però è il classico blocco dello scrittore. Segui la voce. What? Alan. Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato. Già, almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. E a quanto pare. Quella è nostra moglie. Ah, siamo pure su una specie di barca. Imbarcazione, diciamo. Bello. Welcome to Bright Falls. Questa è la nostra macchina. Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Cioè, Ma proprio vicino. ho anche un titolo per la foto. Da Merino poco prima di essere sbranato da un orso. Ma per forza vicino al vecchio mi devo mettere. Mamma mia, una lavata sto furgone. Per forza qui, eh. Vabbè. Così. Ehi là, è un buon momento per farci visita. Tra 2 settimane si terrà la festa Guardalo principale. quell'aereo. La festa del cervo, eh? Sentito tesoro? Ha una moglie incantevole, se posso permettermi. Ah, a proposito, io Sta sono confidenza. Charlemagne. È molto piacere. Sì, Alan Wake. Alan Non Wake. piacerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei, signor Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? Senta, signor Maine, sono in vacanza e le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. Cioè, nel senso, il vecchietto ci sta provando con Alan. È un po' inquietante, però, eh. Vabbè, fanculo, poi, cioè. Benissimo, ne ho scattate un paio molto belle. Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Non esageriamo, Ok. eh. Andò. Sì? Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry, sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. So che sono Ah, con la io e sai moglie di quanto controllare la Al. situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, Beh, siccome. ottimo. Voglio solo accertarmi che si goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? L'energia creativa inizia a fluire? Barry, siamo appena arrivati. Siamo appena Ok, ti arrivati. richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io ti voglio bene. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? Barry è Barry. E Posso volevo sempre aspettare. ammirare il di dietro di mia Vicino. moglie. Ecco. Un SMS di Barry. Saluta Saluta anche anche te. te. Ma va? Grazie. E posso andare un po' in giretto di. Bella Alan, sta ci macchina. siamo. Su, torniamo alla macchina. Ma dai, ma volevo andare in buongiorno. Niente. Che moglie rompipalle. Divorzio? Subito? Domani? Niente. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carl Stacchi ci sta aspettando. Carl Stacchi. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io te, Prego, non Alan. c'è di Vai, che. prometto di fare il bravo. L'amore è quello vero, prossimamente al cinema. Ma quell'amore, voglio il divorzio. È una rottura di palle, sa Avevo moglie. dimenticato esistessero ancora posti così. Attenzione. Città dove tutti conoscono tutti. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto Signor cercando. Wake, Alan Wake, oddio, sono la sua più grande fan. So che Niente. tutti, ma io lo sono davvero.
Bene, mi fa piacere. Rose. Signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Era ironica. Sarà qui in un momento. Sì, è una fangirl, cioè, è uno scrittore abbastanza conosciuto. Ho tutti i suoi libri? Hai rotto? Ho preso il cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Mamma mia, il cartonato è più bello. Beh, e lo tieni qui? Ok. Cioè, guarda che differenza. È molto più sexy il cartonato. Cioè, guarda che differenza. Cioè, guarda. Cioè. Provi il caffè. Ma non se la prenda con me, quando se ne innamorerai. Ecco, addio tranquilla vacanza. Rusty non è più umano ormai. Posso... è ricoperto di un sottile strato di pelle. Posso controllare un po' in giro? Sì, allora siamo in due. Posso passare di qua? No, Signora, che fa? Ha intenzione di restare a lungo, signor Wake? Non ci credo, sto parlando con Alan Wake in persona. Hai rotto un po' le palle però, eh? Signora, che fa? Signora? È venuto da solo con sua moglie. Che palle! Città, se vuole. Sta con le sei. Grazie, Rosa. Lo terremo a mente. Fammi un favore, figliuolo. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? Coconut. La numero 6 nel jukebox. Guarda questi stile... Non io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione. Ah, sì. Ma scherzi. Coconut ancora. Mi fai schifo. E ti definisci un rocker? Un rocker. Sono più metallaro io di sui due vecchietti. Vai. You put the lime in the coconut. Drink and put. Hop. Solo perché siamo fratelli. Non credere che non possa ucciderti. Sì, solo. Ogni tanto si incanta. Capita. Devi solo dargli una bella botta. Sì? È la mia canzone preferita. Coconut! Così, ecco, proprio così. Senza offesa, io sti vecchietti non li sopporto più. Signora? Ho capito, sono morto e questo... Signora, che sta facendo lì? È da mezz'ora che è lì. Ma che fa? Signora, la luce si fulmina, signor. Non entrare là dentro, ragazzo, ti farai male al buio. Penso di farcela da solo, signora. È un po' inquietante la signora, vabbè. Io non volevo aspettare, volevo trovare Stachi, recuperare la chiave e andarmene subito. La cameriera mi innervosiva, succedeva con tutti i fan sfegatati. È un bagno. Questa è delle signore... No, andiamo di qua, che c'entra, andiamo dei uomini noi. Bussa, toc toc. Ehi là? Occupato! Signor Stachi? È chiuso. Oh Madonna! Ho potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma ho la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Con che movimenti? Attenzione. Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. E a conoscere sua moglie. Insisto. Grazie. Una signora vestita di nero. A quanto... Cauldron Lake è un posto speciale, molto suggestivo. E poi mercoledì. lei... No, mi mette ansia sta signora. Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Ma bisogna proprio sistemarla e devo ricordare a Sara di... Addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene. Sti vecchi sono ubriachi marci. Splendido! Nata Ernia. Si gonfia come un paio. Sì, vabbè, ma fanculo tu e l'ernia. Gli Anderson sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica, alla residenza Cauldron Lake. Cauldron Lake. Lei è un è un ranger. Ok. È arrivata nostra moglie. A presto, signor Wake. Arrivederci. Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. Ehi, aspetti! Signora Wake!
Le sue chiavi! Porcazzo, mi sa che ci hanno in cu... Quella tavola calda era un manicomio. Fregato. Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Ok. Ne riparleremo più avanti. Comunque mi sembra di sentire Clo. Gli Uncharted. Avrei voluto soltanto nascondermi. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo. Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga, dal mio ultimo libro. Minchia, 2 anni. E ora il meteo. Sarà una notte di cielo terso, perciò voi gente di città guardate in alto di tanto in tanto per ammirare le stelle che brillano. Wow. È molto buio qui, ma illumineranno la via. Mm-hmm. Questo diciamo che è il nostro cottage, nostra baita, wow. Nostra stanza. È meraviglioso, Alan. Certo. Sì, non è male. Tranquillo, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Sì, lo so, non preoccuparti. A parte la torcia. Essa soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. Ho capito, Alan. Però io non ho fiducia su sto ponte, non è che sia molto, molto dritto, molto solido, Sei sicuro di aver letto le indicazioni? Non assomiglia alla brochure. Diceva vicino al lago, non nel lago. Non lo so, Minchia quanti corvi. Beard Lake Leg Cabin. Permesso. Posso controllare un pochettino in giretto là? Ho avuto pure questa impressione io, cioè, ci hanno... Evidentemente ci hanno dato un posto strano. A parte che ci sono parecchi corvi qui. E la cosa è un po' strana. Vabbè, entriamo. Ci siamo, diamo un'occhiata dentro. Forza! Ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Certo, ci penso io. C'è un cavallo a dondolo. E non... infatti. Di solito nel film horror il dondolo si muove da solo, di solito. Aspetta, questo è il pesce quello che Alan, aspetta, voglio vedere il pesce. Bello. Ehi, c'è nessuno? Dov'è il quadro elettrico? Questi sono collezionabili. Scusi, è sopra? Perché è cambiata la musica? Salve. Oh, cazzarola, è un gufo? Per un attimo, la sensazione oppressiva dell'incubo avuto sul traghetto tornò. Oh, guarda che puttana, mi sto spaventando. Madonna! Diavolo! Fottuta vecchia! Che cosa? Cos'è? Dovevo riattaccare la corrente. Doveva esserci un quadro elettrico, un generatore da qualche parte sull'isola. Ho capito, stavo vedendo... È un palombaro. No, non è che ho paura, cioè, non pensavo ci fosse qualche jump scare ogni tanto, cioè... No. Ma che bel corvo. Permesso. Il cottage sembrava uscito dagli anni 60, se non prima. Una camera da letto. La luce! Cos'è? Giugno? Credo che sia giugno, 1970? Veramente? 1970, ok. è luglio, ok. Aspetta, io... Quindi devo andare di qua. Ma che cazzo è sta corrente?
Devo accendere la radio? Per forza. I visitatori cominciano già ad arrivare per la festa del cervo. Festa del cervo. Ho incontrato uno sul traghetto. Un famoso artista. Riuscirò a strappargli un... Ah, è là! Via alle tre frate. Vaffanculo. Ci saranno dei fusibili o un generatore? Ho capito, un attimo, no? No, vabbè, ma ci sono troppi corvi. Esamina. C'è un cuore intagliato. L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Forse sarebbe stata di nuovo. Si può ingrandire? No. Non... Bello. E entro di qua? No. Vado dentro? Scusi? Ah, è qua la porta. C'era sono un pirro. Un generatore collegato al cavo elettrico. BB. La. Bello il trofeo, si è fatta luce. E niente, io sbaglio porta. Mi do una rinfrescata e comincio a sistemare. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Come no? Guarda, mi sto divertendo alla grande. Occa miseria i miei era occhi. Un posto magnifico. Bed breakfast. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici, lì. Torna da Alice. O Alice. Alice. Minchia, si è fatto già notte. È una notte un po' inquietante, sinceramente. Smack. Ovvio. Amore, sono a casa. Alice? Tesoro. È scomparsa. Secondo me è in doccia. Andiamo in doccia? Alan, sono di sopra. Ho una sorpresa per te. Oh, no, no, cose zozze no, no. Già vedo pantaloni. No. No. Arrivederci. Alan, frigati, lumaca. Sto aspettando. Oh. E basta, non facciamo aspettare nostra moglie, va? Beh, ciao. Non sono io la sorpresa, è nello studio. Marco! Ok. Ma come non è la sorpresa? No, vabbè, io me ne vado. No. Io voglio il divorzio, vaffanculo, va? Aspetta, lo studio era di qua. Una macchina sorpresa da scrivere. Alice, e questa cos'è? Devo confessarti una il bello cosa. Che è spuntato è quello di prima il messaggio numero 69. Tutti voi cercatevi. Ehi, aspetta, ascoltami. Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così. No. Alan! Ah, oh, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare, maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Che gli hai preso? Ma sì, andiamo di no, ma sì. Dannazione. Spero di no. Oh, Alice. Cazzo. Oh, cazzarola. L'oscurità pervase il cottage. La luce era saltata. Corri! Alan! Dove sei? Alice, arrivo! Porca puttana! Tutto bene, arrivo! No! Che diavolo! Alan! Aiutami! Arrivo! Alan! Alice!
cazzo. Oh no! Assassin's Creed! Si è buttato così con tutti i vestiti. Continua. Svegliati. Alice! Da dove è spuntata la macchina, scusa? Ah, siamo pure feriti, perfetto. Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Ma non eravamo in auto! Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto. Dovevo cercare aiuto a piedi. Perfetto. Pure senza telefono. Minchia, di male in peggio. Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma. Creator's Dilemma. La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva. Madonna, cioè, io ho i brividi. Quel tipo in copertina. Madonna. Aspetta, io dovrei andare di là, immagino. Eh sì, è l'unica via. Non mi segna nemmeno sulla mappa, quindi per forza di qua. La stazione di servizio faceva al caso mio. Là avrei potuto telefonare, ma la strada nella foresta sembrava infinita. Tienimi sulla coscienza. Ma non avevamo la pistola, scusate. La torcia? Non abbiamo niente. Diavolo. Addio macchina. Per forza. Io seguo il sentiero, cioè non lo so. Non. Ah, ok, ora mi spuntate il. Che cacchio. Là. Ma la pistola? La torcia? Dove sono? Ehi! Io sì. Se spunta qualcosa siamo nella merda. Io sì, perché di solito i thriller e gli horror non mi fanno effetto. Dormo tranquillo. La luce e il sommo. Ehi, c'è nessuno? Ah, fogli volanti. I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia. In pratica sta rivivendo il suo romanzo. Occhio alla testa. Sì, ma io voglio la pistola. Dov'è la pistola? La torcia, dov'è? Madonna. Mi sembra cosola di giocare Slenderman. No, 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 arrivederci. Ho avuto un incidente. Avanti Ivan, coraggio, su. Fatti coraggio. Dai, dai. Dai Ivan, su. Sangue, coraggio e sangue freddo, su. Vedo la luce. È un altro cottage. Le luci erano un buon segno. Forse non avrei dovuto arrivare alla stazione di servizio per trovare un telefono. Come si dice? Un stabilimento. Cerca aiuto. Mi date una pistola? Come entro di qua? Dal tronco? Guarda con che equilibrio, attenzione. Buttati. No! Ui, che è successo? Buoni. C'è nessuno! Vi prego, ho avuto un incidente. Ehi! Caputtana. Ehi tu, se non venite c'è stato un incidente. Perdete. Mi serve aiuto. La caparra.
Io splendido. Devo Regina Fitto. Alan. Oh merda. Carl Stati. Piacere di conoscerla. Ma è lei. Chiede una caparra per prenotare. Fatti chiari. Oh no, aspetta, dove sei? Dove sei? No, vi prego, labirinti no. Non so dove andare. No, no, di qua no. Porca trota. Perdete? Dentro, dentro, dentro. Corri! Madonna, Shining. Una via d'uscita. Stucky poteva spuntare da un momento all'altro con un'ascia in mano, come Nicholson in Shining. Ma l'ho detto io, Shining! Ma... Bene, da quello che ho capito ci sono anche riferimenti a dei film. Shining, per esempio... cos'è? Le pile! Abbiamo la torcia, che bello! Durante la vostra permanenza vi consiglio di fare trekking. È l'ultimo. Usa il telefono. Aspetta, dov'è? I suoi comprovati sì. Benefici alla salute. Polizia di Bray Falls, come posso? Pronto? Due piccioni. Quattro po'. Devo uscire. No. Oh cazzo. No 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 no. Esci esci esci. Ha demolito casa. La c'è non. Mamma mia. Era insopportabile. Non avevo mai sparato fuori da un poligono. Aspetta, e ci sono. Appena ucciso qualcuno o qualcosa. I corpi non c'erano, erano scomparsi. Ci sono delle frecce. Era così realistico da darmi la nausea. Ci sono delle. E anche un generatore. Là. Non ho fatto un cazzo. L'oscurità della foresta non era affatto invitante, ma non avevo scelta. Dovevo arrivare alla stazione di servizio. Sono delle frecce. Dicono la torcia illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Il lanciacazzi e razzi. Aspetta, aspetta, qui vedo roba. Vabbè, io volevo prendere quelli però. No, dammi la pistola. No, aspetta, la pistola. Guarda di qua. Là, con quanta agilità. Ah, che bello, mi sento più sicuro con una pistola. Là. Sta vecchia. E quello che diavolo era? Non lo so. Abbastanza inquietante. Corri! Quando vidi il fiume scorrere là sotto, oh, qualcosa Madonna. Scattò nella mia mente. Piano, capì piano, che dovevo trovare piano. Il modo di attraversare. L'acqua non volevo nemmeno guardarla.
Sì. Corri ragazzo laggiù, pam para. E lalla, lalla. Vai là. Sento parlare ma non lo vedo. Un attimo, eh. Stachi era ancora là fuori, nel buio, che mi dava la caccia. No, no, Gigi, non morire, ti prego, lascia stare, sennò come faccio poi, se mi mancate poi, cioè, mi sento in colpa. Ui. Là. Pile al litio. Alcaline no, eh. Litio. Che so, magari delle stilo, cioè, non... Corri ragazzo laggiù, papara, corri tra i maglioni, gnegne. Arrivederci. Ancora in piedi? Là. Ah, là non c'è. È andato via. ma io non ho capito dove devo andare. Aspetta, salgo di qua. Ok, salgo di qua. Ho paura di ste cose io. Sono troppo in aria. Qua c'è una freccia. Aspetta, mi infilo? No, non è di qua. Aspetta. Ui, altra freccia di... ho paura sti cosi. Via. Non c'è più la freccia. Allora non è più cosa di... Esatto. Alice, non so che fine abbia fatto. Ma scusa, ma c'erano le frecce, dove sono? Non, cioè non penso di andare di qua, no. Ah, devo salire. Dai uomo, mi arrampico più veloce io. Allora, dove sono le? Di qua. Dove cazzo mi stanno portando? Posseduti, sono posseduti. Sono posseduti. Donne, è arrivato la rotina. Aggiustiamo cucina a gas. Alan, che cazzo fai? E questo che io pure se gioco gli horror, io me le, cioè io faccio il pirla, cioè donne, è arrivato la rotina e l'ombrellaio. Ok, ti ho sbloccato un ricordo, azzo, preoccupante la cosa. Ma se mi butto, cioè se mi butto muoio. Ok. Corri ragazzo laggiù. Devi mettere la pistola. Oh. Abbiamo 15 pile. Erano danneggiate. Dovevo trovare un altro modo. Pure l'ombrellaio, ovvio. Raccogli tutto. No, non, cioè non potete. Non mi potete mettere rumori strani, scusate. Questo funziona? Mancava la corrente. E te pareva. Sicuramente c'era un generatore nel campo di legname. E forse è quello.
Posso passare tranquillamente di qua? Ci posso di dietro, non mi fido. C'è della miseria. Oh, ma che cazzo fai? La dov'è? Che culo. Non male che c'è lancia. Attrezzi, doveva pure esserci qualcosa che mi permettesse di arrivare in cima. Là. È là. È là. Mamma mia. Meno male che c'avevo il lanciacazzi e la razzi. Il sommo. La luce. Ah, la luce è checkpoint. Attenzione. Ok, lì là. Wait. Che cazzo mi è venuto Wait? Wake attaccato dagli uccelli. Li sentii prima di vederli. Piombavano dal cielo stridendo. Mi voltai proprio quando il nugolo era sopra di me. Nugolo? Per un attimo, fissai un centinaio di occhi morti. Nugolo. Perle nere che brillavano nel buio. Alzai la torcia e lo stormo esplose come fuochi d'artificio. Le piume bruciavano, si trasformavano in cenere. Le loro grida erano più forti delle mie. Bella sta cosa che legge... Ah, minchia, ma ce n'è di cose da trovare. Episodio 1, l'incubo. Ok. Oh sì! Oh sì! Adesso sono armato e pericoloso. Ho un fucile a pompa. E non ho paura di nessuno. Anzi, e non ho paura di usarlo. Corri, ragazzo, laggiù. Ho visto una cosa lampeggiante. Eccolo. Vabbè. Dunque, io dovrei andare da questa parte, però di qua non ci posso salire. Quindi dovrei salire da questi tronchi. Usando quello, credo. È giugno? È là. Credo che vada bene. Dov'è? Mi sono... Ah, eccolo. Minchia, due colpi proprio... Due colpi mi avete dato, eh. Là. Con quanta agilità. Allora. Un altro capannino. Sommo. Andiamo alla radio. Radio Maria. Prendo ovunque. Pure in galleria. Ho fatto la rima. Allora, qui c'è un camionetto, una camionetta. Attenzione. Prendi tutto, la qualsiasi cosa. Radio Maria. La radio che prende anche in galleria. Là. Ma perché si sente come uno se ansima? E intanto mi arrivano messaggi. Vedo le luci! La stazione di servizio era vicina. La sua luce, un baluardo nell'oscurità. Eh no.
Senti, sono armato, eh. Sono armato. Dove sei? Sono armato. Non ho paura. Ho paura, scherzavo, arrivederci. Accendi! E niente. Guarda che mi hanno accerchiato. Affanculo. Accendi sto coso. Oh. Quindi mi sembra di giocare The Last of Us, però con gli umani, cioè più o meno, con i fantasmi. Mirate la pistola. Ok, allora devo andare di qua. Eh no. Sì. Ci state un po' scassando l'ultimo chilometro, lo sapete, vero? Non so dove sto andando. Oh, il palla liscio. E muori. Minchia, tenace qui, signori. Via. Via. Comunque posso dire che mi sta piacendo. La luce, sono salvo. Checkpoint. Ah. Prendi tutto, là. Allora, qui siamo al sicuro per adesso. Quindi andiamo di qua. Ragazzuoli belli. Ma che belli. C'è un... Aia. Va bene, Gigi, buonanotte. Grazie per la compagnia, come sempre. Allora, io seguo le frecce. C'è roba buona nelle frecce. Là. Tanto sto staccando pure io. Prendi tutto, grande. No, devi mettere la pistola. Va bene. Oh lelelele. Mai contro nessuno. Però, un uomo come me ha bisogno di un pasto abbondante. Fottuto corvo. Dove sei? Dove sei, uomo? Sei le palle, fatti vedere. Scherzavo. Scherzavo. Scherzavo! Olè. Sono esplosi. Aspetta, entra qui dentro. Entra qui dentro. Oh. Il fucile. Ah, che bello. Scienza. Che? Rende immortali coloro che la fanno progredire per elevare il genere umano. Newton, scusa? Einstein, Sagan, principi fra gli uomini. Ma il prezzo di questa eredità è molto alto. A Night Springs. A Night Springs. L'episodio di stasera. Un suicidio quantico. Se ci vediamo alla televisione. Ci vuole un grande coraggio per cambiarne il copione. Il dottor Barclay Colvin possiede tale coraggio.
e in una conferenza stampa lo dimostrerà. Che succede signore adesso? E signori della stampa, sono il dottor Barclay Colby. Ecco con che occhiali. Sono lieto che siate così numerosi qui al Moorcock Institute. Stasera potrete assistere. Vabbè, andiamo avanti perché sennò qua le cose diventano un po' troppo lunghette. Penzola! Oddio. L'allero, levati! Headshot, non è vero, scherzavo, là. Più di una macchina è distrutta. Oh! Dite che sei duro. Il corpo di Stacchi scomparve, lasciandosi dietro una lunga. Dead by Daylight, madonna, che il gioco. Vivo alle luci della stazione di servizio. Quando mi ha fatto bestemmiare quel cacchio di gioco con i generatori. Soprattutto quando c'era Michael Myers, madonna. Tan 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 tan. Grazie Vane. Tanto sto staccando pure io, anche perché domani altra giornata impegnativa. Sì che lavoro di pomeriggio, però. Usa. Vediamo di arrivare in un punto abbastanza. Ah, è lo studio, Oh, attenzione, c'è un cervo. Certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. A domani, Vane. Buonanotte anche a te. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Non c'è niente. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Ah, la luce! Aspetta, c'è un foglio qui. È la festa del cervo. Vuol dire che è la festa di corno. Niente. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Io direi più una rissa. Porca puttana. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Ma siamo noi. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Ma non ci posso credere. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. Secondo me ci spiano. Trovo un telefono. Porca puttana, mi ha fatto prendere un colpo quel cazzo di manifesto. Va qui. Leggi. Che leggo? Leggo un cazzo. Telefono. E ti telefono a casa. E la lì a prossimità. Polizia. 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 Signorina. Oh, grazie a Dio, sceriffa. Sceriffo Sarah Breaker. Sarah Breaker. Sono Alan Wake. Ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa.
Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego. Attenzione. Posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male? Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Stan, il proprietario di questo posto? È morto. Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Comunque è bello sta cosa, sto fatto che anche, cioè, fa un, anche lui un piccolo riassunto. Bella sta cosa. Qua ci sarà una strage? No, non credo. Poi non lo so. Attenzione. Non c'è più il cottage. Ah, scusa, e noi dove eravamo allora? Alan Wake. Ok, finito il gioco, arrivederci. No, c'è il secondo. Fine dell'episodio 1. Beh, direi che per stasera possiamo terminarlo qui. Minchia, è una serie TV in pratica. Cioè, se premo salta parte il secondo. Vediamo. Negli episodi precedenti. Infatti, una serie TV. Sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto, Pedro. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. C'è Avevo nessuno. Un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al... Bella sta cosa. Erano stati Alice e io. Beh, una specie di riassunto, dai, episodio in episodio c'è un piccolo riassunto. Episodio 2, posseduti. Figata! 3 anni prima. Che cosa? Che? Attenzione, Alan Wake senza barba. Ha fatto la spesa. Tesoro, sono tornato. Tesoro! Sì, amore, com'è andata? Tutto bene, grazie. Faccio così. Prepara il caffè, ti rimetterai in sesto. Sì, ora me lo preparo un caffè. Intanto faccio un giretto in campo, cioè... Il caffè è su? Ottimo, il caffè grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Sai che bei fiori, che bella casa. C'è la neve. E sto qua. Cioè, ma si può chiamare una televisione... Se. Però cazzo, che bella casa. Guarda. Minchia, deve avercela io una casa così, oh. Cosa c'è qui? È chiuso. Guarda che bella, che bello. Ma aspetta, questo si è unito. È tutt'uno. Bello. Questo è lo studio, credo. Ma c'è un codice QR. C'è un QR. E che cazzo. Faccio lo screen. Voglio vedere che cos'è. Alan Wake. Quelle 2 pistole? Non posso sapere, cioè. Alan Wake, return to sender. What? I can't forget Alex Casey. The fall of Casey. Domani, cioè, prendo il telefono, faccio il QR, voglio vedere che cos'è. Aspetta, è di qua. Ho finito le bozze per la copertina, sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi.
Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Cara mogliettina, costa posta così. Niente, arrivederci. Ah, davvero? Moglie, che faccio, appoggio? No, vabbè, ma le fotografie sembrano vere. Cioè, ma... è assurdo. Ma... ok, moglie, che faccio, appoggio? Esamina le bozze per la copertina. Per la copertina. Quale bozze, scusate? Ma dove sono? Queste? È chiuso. Ah, forse è dall'altra stanza. E questa allora... ah... sembrano ottime. Belle. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan? Alan, la cassetta dei fusibili. No, amore, non abbiamo pagato le bollette. Presto, ti prego. È un attimo, è l'Enel, ci ha staccato la luce. Non abbiamo pagato le bollette. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Ehi. Tutto bene? Scusami. Mogliettina, ti illumino la patata. Spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida. È che... attenzione. Specialmente quando non me l'aspetto, non so... mi paralizza. Io ti amo. Povero. Raccontami una storia. Raccontami una storia. C'era una volta Pierino. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò Clicker. Clicker? Clicker, eh? Sì. Ma che è della Stovaz, Clicker. Paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Scusate, ci sono bambini. Ma scusate. E niente. Così poi da due si ritrovano in tre. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accettare. Ma lasciali fare. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo. Ma c'è un pesce. Commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Prego. C'è un checkpoint? Qui abbiamo finito. Se il dolore peggiore dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Scusa, ma non è... ah no. Sara, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la... è la miseria. Testa. Mi spiace aver interrotto la sua battuta di pesca, dottore. È una bellezza, vero? Ne ho presi di più grandi, se crede a un vecchio pescatore come me. Ma questo non è affatto male. Dunque, è un persico. Un persico. Per farlo abboccare ci vuole un'esca. Il salmone o la trota, d'altra parte... è meglio usare la mosca. Le la mosca, piace pescare, eh? Signor Wake? Beh, non è importante, dopo tutto, ma è un'attività molto rilassante. In questo periodo dell'anno non riesco a stare lontano dall'acqua. Per me è il paradiso. La prendo in parola, dottore. Per chi ha pazienza, pescare è divertente. Qua che c'è? Qua... oltre a rivederci, no? Voglio dare un'occhiata in giro. C'è niente. Comunque vediamo se troviamo un altro punto di controllo e stacco, perché già è abbastanza di nuovo.
Di nuovo? Quella signora del cacchio? Leggi. Avete visto quest'uomo scomparso? Il 26 2007? Segni particolari. Arriva prima alle gare. Ok. Ma quella signora mi sta mettendo delle... Non lo so, è sempre presente. Meeting room. Chi è che suona? Sono entrato nella... Ma vaffanculo. Signor Wick, lei? Lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Ma vaffanculo. Quella era Cinzia Weaver. Credo che si possa considerare la pazza del villaggio. Era l'editrice di un quotidiano locale, ma adesso si occupa di altre faccende. Cosa c'è qui? Termos. Manoscritto, che poi me lo leggo con calma. Sì, qui Mulligan. Sono con Thornton, alla stazione di servizio di Stachi. Lo sceriffo desidera vederla nel suo ufficio, signor Wake. Che palle. Ma dov'è? Ci sono andato poco fa. È qua. Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Grazie, gentilissimo. Là. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non so certo. Ma vediamo. Mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake. Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Pronto? Mi scusi. Sconosciuto. Ma io non rispondo ai sconosciuti, scusa. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. What? Alice, basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Ma... Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia e vieni al Parco Nazionale di Elderwood. C'è un posto chiamato Lover's Peak. Lover's Peak. Niente sciocchezze, amico. Ti teniamo d'occhio. Ma come, l'hanno rapita? Ma what? Vabbè, comunque c'era un punto di salvataggio. Direi che per adesso basta, dai. Bene. Direi che per adesso termino qui e... riprendiamo poi la prossima volta. Grazie a tutti per la compagnia. Per essere rimasti fino a qui con adesso. E ci becchiamo prossima volta, non lo so, forse... prossimi giorni, non lo so, vediamo come si mette in questi giorni. Molto belle, grazie a voi che mi fate compagnia. E comunque, vi auguro una buona notte a tutti. Ciao!